Grazie Effimera, grazie Macao. E allora, piccolo preambolo al mio intervento. La seguente riflessione sul Wavy Beer nasce dalla lettura dell'articolo di Emanuele Leonardi, Neoperaismo e decrescita, e nelle battute finali Leonardi inseriva, cioè, auspicandosi da un'alleanza tra gli attori che partecipano alla produzione di valore e l'espressione del fuori, inseriva in quest'ultime le cosmovisioni indigene o le comunità che vivono di agricoltura. Appunto, l'aver letto, no, questo punto delle cosmovisioni indigene mi ha fatto riflettere sul paese in cui abitavo, lavoravo, e questo è stato fine settembre di quest'anno, che era l'Ecuador. Quindi l'intervento si focalizza nella prima parte sulla questione, quindi, del buon vivir, mettendo in chiaro due differenze tra la cosmovisione andina e il paradigma di pensiero occidentale, facendo un parallelo con la Costituzione ecuatoriana del 2008. E di seguito poi parlerò della questione della Minga e di quindi come le comunità indigene si costruiscono, autogestiscono i propri servizi e come questa Minga, come la Minga diventi poi anche pratica di solidarietà. Quindi, partendo dalla prima importante differenza, nella cosmovisione andina manca l'idea di sviluppo. L'idea di sviluppo è quindi un concetto, e sviluppo progresso, che prevedono un tempo lineare, una storia che quindi va avanti, e andando avanti si progredisce. La cosmovisione andina mette davanti all'individuo, davanti all'essere umano, il passato è quello che l'individuo conosce ed è quello che guida l'individuo nelle scelte della sua quotidianità, e il futuro sta alle spalle. In questa situazione di tempo ribaltata, appunto, non è, noi in questa concezione di tempo non lineare non sono concepiti processi, no, di sottosviluppo e sviluppo. Quindi una situazione di sottosviluppo da superare raggiungendo, no, il tanto agognato sviluppo. Questa posizione, questa mancanza, fa sì che il Wavy Beer sia, diciamo, un'ottima alternativa anche alle politiche di sviluppo a cui il paese, l'Ecuador, è stato sottoposto fino a quel tempo lì. Quindi nel 2008 mettere in Costituzione, al capitolo secondo della Costituzione, i diritti del Wavy Beer è un'operazione politica importante, perché all'interno di questo capitolo rientrano i diritti fondamentali. Quindi sono 8 punti, tra cui appunto ricadono il diritto all'alimentazione, alla salute, all'educazione, all'accesso all'acqua, al lavoro. Quindi l'idea che il benessere non derivi tanto da una questioni di aumento di percentuali di PIL, reddito pro capite, benessere materiale individuale, ma prima di tutto accesso di tutti e tutte ai diritti fondamentali. E è interessante, secondo me, l'articolo 13, che garantisce l'accesso sicuro e permanente ad alimenti sani e nutritivi, preferibilmente prodotti a livello locale e corrispondenti alle diverse identità e tradizioni culturali del paese. Quindi questa è la prima differenza. La seconda invece è per quanto riguarda l'individualismo. All'individualismo, diciamo, occidentale, la visione, la cosmovisione andina ci ridà un noi, un comunitarismo. E quindi il noi, la concezione cardine, che è tutte parte, appunto, poi della Pachamama, è in forma complementare, quindi l'essere umano, la terra, il bosco, l'acqua, l'aria, eccetera. E dunque, secondo questo principio, tutto quello che esiste è vivo, pertanto nulla si può utilizzare per fini mercantili, ma bensì unicamente per soddisfare le necessità vitali. Quindi, in questa architettura di pensiero, l'essere umano è concepito come un nodo di una maglia, una rete di relazioni, che tengono insieme il mondo umano, non umano e ultraterreno. Per il principio della corrispondenza,
tutto quello che succede in uno di questi mondi influenza gli altri, quindi i confini di questi mondi risultano poi labili, no? si intersecano, tutto quello che avviene in uno poi influenza tutti gli altri. Quindi il rifiuto dell'individualismo e con sé si porta dietro anche la questione dell'antropocentrismo. Appunto l'idea che l'essere umano viva in un luogo differente dalla natura, e la natura è il luogo in cui si estrae materie prime o alimenti, non esiste. La comunità è inserita all'interno della natura e la Costituzione ecuatoriana se ne fa insomma carico di questa visione, inserendo appunto i diritti della natura. All'articolo 71 la Costituzione ecuatoriana dispone quanto segue: la natura o Pachamama, il luogo in cui si riproduce e concretizza la vita, ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e rigenerazione dei suoi cicli vitali, struttura, funzioni e processi evolutivi. Tutte le persone, comunità, popoli o nazionalità potranno richiedere all'autorità pubblica il compimento dei diritti della natura. Quindi il Buen Vivir ci, così, molto brevemente, e ci ridà però un'idea di società più austera, parca, meno fondata appunto sul consumo, sull'accumulazione, sull'opulenza, un'idea in cui il benessere, quindi prima di tutto, è un benessere relativo alla qualità delle relazioni all'interno del quale l'individuo si trova e non un benessere legato appunto al materiale. Si è felici solo all'interno di una comunità che ti dà appunto accesso ai diritti, una comunità che è felice. E quindi, richiamando il titolo dell'intervento, no? Il Buen Vivir come la natura come spazio e tempo di vita, lo ha sicuramente come spazio, quindi la comunità è dentro la natura, gli indigeni vivono quotidianamente il rapporto con la natura fa parte delle tradizioni nella regione in cui abitavo, la regione dell'Imbabura, dove c'è questo vulcano, l'Imbabura, e gli indigeni si riferivano al vulcano appellandolo in Quichua Taita, che vuol dire anziano, insomma, figura no, maschile degna di rispetto, e ci si scomodava l'Imbabura principalmente per questioni di salute, per sé, per amici, familiari, quindi c'era un rapporto viscerale con la natura. E questione del tempo, secondo me, è relativa al fatto che secondo, no, questa architettura di pensiero, le attività umane dovrebbero risettarsi sui tempi della natura e non più sui tempi della produzione, no? Quindi per rispettare i cicli vitali di rigenerazione della natura, del proprio ecosistema, del proprio ambiente di vita. E quindi questa era la parte più relativa a istituzionale. La parte invece più di quotidianità è quella della Minga indigena, che quindi è un istituto, la Minga precolombiano, che rimane in vita ancora oggi, e un istituto grazie al quale, attraverso la prestazione di lavoro volontario da parte degli abitanti della comunità, la comunità si costruisce, risistema i propri servizi, quindi che vanno da canali per portare l'acqua potabile alle case o di irrigazione, luoghi di culto, scuole. La Minga è soprattutto un momento di lavoro e di festa, quindi ha questa duplice valenza, e l'altra funzione è una funzione appunto più di solidarietà, quindi legata all'intervento nei casi in cui ci sia nella comunità una famiglia con problemi economici, e quindi il vicinato, la comunità aiuta nella costruzione di una casa, piuttosto che a seguito di un matrimonio, no? La comunità si mobilita per ampliare una casa e così via. Questa, diciamo, la funzione poi sociale della Minga viene fuori da un altro principio della cosmovisione andina, che è il principio
della reciprocità, cioè io aiuto chi mi ha aiutato perché sarà poi colui che mi aiuterà. Ora all'interno della... Forse che da quando parliamo di dare anche voce alle macchine, il microfono ha cominciato a partecipare alla discussione. Forse no. No, è che sto... Credo che sia un po'. Si sente, ok. E, quindi il principio della reciprocità, io aiuto chi mi ha aiutato, che poi il problema è che, cioè la cosa interessante è che per quanto riguarda appunto la comunità, il chi mi ha aiutato non è un soggetto, ma è spesso vuol dire la comunità. Quindi io partecipo alle attività della comunità per due motivi, perché un giorno potrei io averne bisogno in primis e quindi la comunità in quel caso si mobiliterà per aiutarmi. Il secondo motivo è perché fornendo questo lavoro gratuito alla comunità miglioro la vita di tutti, miglioro i servizi, la qualità della vita di tutte le persone presenti all'interno della comunità. Quindi direi che era una breve panoramica sulla cosa.